SAP è la capofila del gruppo Romani, che nasce nel 1976 e si occupa a tutto campo delle forniture edili per cantieri e quant'altro. Abbiamo delle aziende che si occupano della logistica e della produzione di materiali edili, il tutto appunto coadiuvato dalla SAP, che è la commerciale, è l'azienda principale che portiamo avanti sul mercato nazionale. La SAP oggi è l'azienda, diciamo, principale del nostro gruppo, e la sua sede storica è a Colleferro e si sviluppa su 55.000 metri quadrati, di cui circa la metà di coperto, e dal 2012 abbiamo intrapreso un'attività di ampliamento delle varie sedi, tra cui tre su Roma e un'altra sulla provincia di Frosinone. Il fatturato 2023 si aggira intorno ai 63 milioni, di cui 51 di SAP e tutto il resto distribuito nelle varie aziende, nelle altre aziende del gruppo. Fanno parte del gruppo circa 100 dipendenti. Nell'ultimo periodo il mercato del cemento si è trasformato anche grazie alla presenza di molti progetti del PNNR che richiedono questo materiale in cantiere. Certamente il mercato del cemento nell'ultimo anno ha subito una piccola defaillance del fatturato, ma sta tenendo la crescita, anche se non ci sono più i famosi bonus, quindi comunque il prodotto è comunque richiesto dal mercato. I nostri punti di forza sicuramente la presenza e la conoscenza del territorio, ma non meno importante la storicità che noi abbiamo con i nostri fornitori, ma soprattutto è la consulenza che per il nostro staff è una prerogativa prima della vendita. Abbiamo un settore che si occupa esclusivamente dello sviluppo e assistenza dei capitolati tecnici per i nostri clienti, e un settore logistico capace di mandare fuori tutti i materiali edili nell'arco delle 12-24 ore. Noi sappiamo che nel 2050 la direttiva UE sulle case green mira a ridurre i consumi energetici e le emissioni degli edifici. A questo punto, un mio modestissimo parere potrebbe essere quello di regolamentare la produzione dei prodotti da costruzione, ma soprattutto regolamentare tutti quei prodotti che entrano nel mercato italiano pur non avendo le normative esistenti in essere.